Sono davvero, davvero, davvero triste. Sono davvero triste, amareggiato e anche un po' incazzato, se posso essere sincero. Mi rode abbastanza il culo. Ci ho creduto veramente, ma veramente ci ho creduto. Ho creduto veramente come un coglione che potesse alla fine venire a Roma. Mi sono immaginato tutta una scena in cui veniva a Roma, la gente lo aspettava a Fiumicino con le mascherine da lontano. Era tutto molto bello. Poi però mi sono svegliato tutto sudato. E sinceramente sono un po' triste, un po' amareggiato e un pochetto mero del culo. Papu Gomez è un nuovo giocatore del Siviglia. Probabilmente è già partito, non lo so se quando vedete questo video sarà già partito. Maledetto Monchi che ci incula il Papu Gomez. Io dico no, Monchi, maledetto Monchi, hai fatto più danni della grandine, hai fatto più danni delle buche a Roma. Maledetto Monchi, non solo ci hai mandato allo scatafascio per ritorno in Champions, stiamo dando il culo sulla Salaria, non solo, ma poi ci rubi anche i giocatori. E raga, il Papu Gomez andrà al Siviglia. Io sono amareggiato, sono tristissimo, ci ho creduto, qualcuno dirà: ma secondo te veramente Papu Gomez veniva a Roma? Sì, lo sapete perché sì? Perché il Papu Gomez aveva accettato la destinazione. Cioè, da dichiarazioni dette ufficialmente, il Papu Gomez sarebbe venuto a Roma. Il Papu Gomez sarebbe venuto a Roma. La Roma si era messa d'accordo con il Papu aveva accettato la destinazione, avrebbe giocato quest'anno l'Europa League nella speranza di conquistare la Champions in questo campionato. Sarebbe venuto a Roma. Poi per Cassi, giustamente, perché una società si dirige così, complimenti, sono serio, non sto scherzando, mi sto più a per culo, ha detto no, no, no. Alla Roma non ci vai, perché non ci vai? Perché la Roma è lì. Perché tu vai in Champions? Se ti pare che io ti do alla squadra che non mi farebbe andare in Champions, allora ci andassi te? E io non glielo do. E l'Inter non glielo do. E la Juve non glielo do. Al Milan non glielo do. Gli ha detto: guarda, se tu vuoi andare via, a porta è quella, prendete una squadra che non sta in Serie A, vai dove cazzo ti pare, se no la tribuna sta lì. E Papu Gomez sarebbe rimasto in tribuna. Fino a fine stagione, fino a fine contratto, cioè aveva il contratto se non sbaglio più lungo, non è che scadeva quest'anno, non è uno che ha 20 anni, il Papu Gomez, quindi ovviamente ha dovuto fare delle scelte. Ha detto: senti, io me ne vado, anche perché il Siviglia, secondo me, è un club davvero, davvero bravo, ambizioso, che punta in altissimo, visto che ogni anno vince l'Europa League, gioca la Supercoppa Europea e poi prova a fare lo step in più per andare a giocarsi la Champions. E quindi ovviamente lui ha detto: ma sai che c'è, ma quasi quasi io prendo e vado, perché comunque secondo me a livello Siviglia e Atalanta siamo là, due squadre che puntano alla Champions, che solitamente la prendono, perché è raro che ad esempio il Siviglia non prenda la Champions, che in Europa League fanno bene. Il Siviglia è più importante a livello europeo indubbiamente, però stanno là. Io da romanista un pochino ci ho pensato, ho detto: vabbè, ma abbiamo Mkhitaryan sulla tre quarti, abbiamo Pedro, abbiamo Pellegrini, abbiamo Zaniolo, abbiamo Carles Perez, abbiamo El Shaarawy. Dove cazzo lo metti? È vero anche che però Mkhitaryan, vabbè, non si tocca. Pedro ogni tanto cade in questi infortuni. Pellegrini sta giocando davanti alla difesa, Zaniolo è rotto, e El Shaarawy non era ancora arrivato, e Carles Perez la palla non la butta dentro manco con le mani. Cioè, sulla tre quarti siamo ben forniti, però ho pensato: prendi El Shaarawy a zero, prendi il Papu Gomez, non ho capito se erano 10 milioni a zero, insomma con 10 milioni ti facevi El Shaarawy e il Papu Gomez. Se proprio devi perdere Edin Dzeko, perché lo devi perdere, perché vedete l'Atalanta che cosa fa, l'Atalanta non si fa problemi, dice: guarda, se tu mi hai trascinato fino a qua, ma se devi rompere i coglioni, mi devi rompere l'armonia, la porta è quella. E questo secondo me è il pensiero che ti porta ad essere una grande squadra, questo e questo soltanto, non ci sono secondo me altri pensieri, secondo me. Detto ciò, io penso da romanista. Ma pensa che bello, metti il Papu Gomez e, Michi, e Pedro, o il Papu Gomez, metti o il Papu Gomez e Pedro dietro a Mkhitaryan, che davanti, raga, ogni volta ci gioca, fa 3 gol, 2 gol, ha fatto doppiette, triplette quest'anno da punta quando non c'era Dzeko. O addirittura puoi mettere il Shaarawy davanti, che a Milano l'ha fatto, con dietro Papu Gomez e Mkhitaryan. Oppure puoi mettere Borja Mayoral. Ma ragazzi miei, il Papu Gomez, a mio modo di vedere, nel suo piccolo, perché non si è mai imposto come magari si è imposto un Lionel Messi nel mondo, è un campione. Cioè io penso che il Papu Gomez nel suo piccolo sia un campione che ha scelto di rendere squadra ottima il Catania quando c'è stato, e squadra da Champions l'Atalanta, da scudetto spesso.
Quindi è un campione a suo modo, ok? E come tutti i campioni, per me lo puoi mettere ovunque. Non so se seguite le nazionali, magari, diciamo, che non ci interessano molto direttamente. L'avete vista la Coppa d'Africa? Ecco, Mohamed Salah giocava mediano. E voi direte, perché giocava? Che cazzo ci fa Salah mediano? Perché lì in Africa ci sono pochi giocatori, ci sono diversi, ma sono esplosi tanti, però sono pochi giocatori veramente forti come Salah. E quindi il mister utilizza i giocatori nei ruoli in cui gli servono. Lui pensava che servisse uno dei piedi buoni per far partire l'azione, e quindi metteva Salah mediano. Ora, non sto dicendo di mettere Papu Gomez mediano, però credo che Papu Gomez possa essere uno di quei giocatori che se tu lo metti in uno dei due posti del trequartista, oppure a fare il falso 9, o addirittura a fare la mezzala, perché io Papu Gomez lo vedrei perfettamente con Guardiola a fargli fare quello che gli ha fatto fare a David Silva per tutto questo tempo, cioè la mezzala di inserimento che parte dietro e va avanti, o Bernardo Silva è un altro. Per me è perfetto. Il Papu Gomez, ragazzi, è un giocatore straordinario, e mi dispiace. Anche se quando abbiamo preso il Sharawi, io credo sinceramente, poi dalle dichiarazioni che sono uscite, che la Roma è stata veramente molto, 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 molto vicina al Papu, credo che la Roma abbia bloccato il Sharawi e abbia detto, guarda, sto provando a prendere il Papu, ho provato a prendere il Papu. Quando l'Atalanta gli ha detto, tanto non te lo do, mettete l'anima in pace, accordate con chi te pare, accordate con Papu Gomez, con il fratello, con il nonno, io non te lo do. La Roma gli ha detto, senti, sai che c'è, mi prendo il Sharawi, me lo porto subito a Roma e chiudo così la pratica. Credo che lo Sharawi fosse un pochino il piano B, penso io, poi magari sbaglio, perché è l'unica cosa che mi viene da pensare. Perché se non fosse il piano B, tu lo Sharawi l'avresti preso subito. E lo Sharawi, ragazzi, è pronto da 6 mesi, quindi il primo giorno di mercato devi ufficializzarlo. Perché non l'hai ufficializzato? Secondo me perché c'è stata veramente questa possibilità concreta di prendere il Papu. Quando hai visto che il Papu effettivamente non sei riuscito a prenderlo, hai virato sul tuo posto sicuro. Qualcuno dirà, ma l'hai preso il Sharawi perché c'aveva il Covid? No, il Covid è venuto mo', per quello non riusciamo a fare visite mediche. Prima non è che il primo de gennaio c'avessi il Covid, lo puoi prendere subito. Primo giorno del mercato, quindi facevi firma e chi sarà visto sarà visto, tutto qua. Il Papu Gomez non è giovane, e questo era uno dei dubbi che avevo, perché tu dici, insomma, c'hai Mkhitaryan, c'hai Pedro, che comunque non è che ci abbiano 20 anni, anzi, ce n'hanno più di 30. Prendere un altro giocatore non giovane, che futuro ti dà? Ma a me non mi interessava un cazzo del futuro, a parte che c'è Zaniolo per il futuro, c'è Carles Perez, c'è Pellegrini, non mi interessava nulla in questo momento sinceramente del futuro. Io voglio vincere, ma tanto non vinco un cazzo, quindi alzo le mani e invece via schiaffi. Però vorrei risultati ora, quindi se tu mi dici fai la squadra dei vecchi, ma arrivi in Champions, poi l'anno prossimo, con i soldi della Champions, cominci un po' a svecchiare, un po' a costruire per futuro, io ti dico che ci potrebbe pure stare. Anche se poi, quello che dicevo, rispetto magari, che ne so, ad esempio, a dire davanti Borja Mayoral mi va benissimo perché è il futuro, sì, però esperto, giovane, questo è proprio il mio modello di squadra. Cioè vorrei sempre avere un portiere tipo Mirante e un portiere tipo, no, Paolo Lopez, tipo Meret. Ok, Ospina e Meret come il Napoli. Dietro in difesa dici, c'ho due esperti, due Smalling, ci avessi, per parte del giocatore a tre, e poi due giovani. È sempre così che secondo me la squadra dovrebbe essere formata. Però se riesci a prendere il Papu Gomez, questa è un'altra storia e cambia tutto. E poi comunque i giovani in panchina ce li hai, perché ci avevi Zaniolo, perché appunto ci avevi Borja Mayoral, Zaniolo che dovrà rientrare, bisognerà vedere come rientrerà Zaniolo, però ce l'hai, Pellegrini è un ragazzino ancora, quindi non è male per niente. Comunque l'Atalanta fa quello che deve fare, perché io sinceramente non avrei fatto nient'altro che quello che ha fatto l'Atalanta, ovvero vendere un calciatore all'estero. Così si fa. Ora vedremo quello che farà la Roma con Dzeko, ma conoscendoci lo daremo tipo alla Juve e ci supererà segnandoci, perché io conosco la Roma, cioè loro così, la Roma così. E questo è il problema, raga, è questo il problema. Tu devi dire la stessa cosa a Dzeko, se ci sono veramente quei problemi, dirgli, guarda, la porta è quella, di andare via, però non vanno una diretta concorrente, se no, resta in tribuna. Vedi se puoi stare tutto l'anno in tribuna vicino a Juan Jesus, come ti è successo con lo Spezia. Decidi tu, fai il gruppetto con Juan Jesus, giocate a Fortnite, a me non me ne frega niente. Così devi fare, questo devi fare. Detto questo, perdiamo un campione a livello di campionato, perché sì, perché Papu Gomez è un campione, l'Atalanta fa bene, segue un po' il modello che vi ho detto io, Gasperini deve rimanere, Gasperini è l'Atalanta. Non è Papu Gomez l'Atalanta, non era Petagna, non è nemmeno Ivicic. L'Atalanta è Gasperini. Se tu perdi Gasperini, secondo me vai a picco, secondo me. Se tu tieni Gasperini e perdi chiunque, l'Atalanta riuscirà sempre a rivitalizzarsi. Il Papu Gomez comunque secondo me fa
una mossa anche intelligente, perché il Siviglia è una grande squadra, ma veramente una grande squadra, e va a giocare in Champions League con una squadra che ogni anno dice la sua in Europa. Quindi per il Papu addirittura, secondo me, è riuscito a fare un passo in avanti. Ora, tra Atalanta e Siviglia, secondo me in uno scontro passerebbe l'Atalanta, vi dico la verità. Ora, con il Papu al Siviglia, non lo so, forse passerebbe il Siviglia, dipenderebbe anche da come l'Atalanta, e dipenderà anche da come l'Atalanta, se l'Atalanta sostituirà il Papu, perché comunque lo devi sostituire con qualcosa, a livello anche di carisma. Però al di là di questo, le squadre sono lì, però ovviamente fai un passo in avanti, perché Siviglia è la squadra che ha vinto tipo 4 Europa League negli ultimi 5, Europa League ha vinto negli ultimi 10 anni, cioè ha monopolizzato l'Europa League, spesso, molto più spesso dell'Atalanta, ha fatto le fasi finali della Champions, quindi nel senso, e poi anche storicamente, quindi nel senso è un passo avanti, però credo che il Papu Gomez sarebbe rimasto molto volentieri. Ora scopriremo che è successo, e spero che quando arriverà a Siviglia ci spiegherà quello che è successo con Gasperini, perché sono veramente, veramente curioso. Fatemi sapere la vostra, iscrivetevi al canale, mi raccomando, lasciate tantissimi mi piace, grazie, e buon ciao, come sempre, ci vediamo al prossimo video, peccato, raga, peccato.